In Serie C, dopo aver conquistato un sofferto pareggio con il Perugia, il Pescara domani di scena a Chiavari nel turno infrasettimanale in programma alle ore 20:45. Entella Pescara in diretta e in chiaro su Rete 8, ma per tutti i dettagli, tutti i particolari abbiamo in studio ospite Massimo Profeta. Buon pomeriggio Massimo. Buon pomeriggio a te e a tutti gli amici di Visione d'Ascolto. Hai già detto tu, è la nostra grande esclusiva, il Pescara si parte con questa diretta allo stadio comunale di Chiavari, dunque in diretta in chiaro su Rete 8 domani alle 20:45 con ampio pre-gara a partire dalle 19:45, saranno intervistati dal nostro inviato Enrico Giancarlo, i due allenatori, i dirigenti, insomma sarà un ricco pre-partita, i precedenti tra le due squadre. È una gara importante, Fabio, perché è chiaro che il Pescara non ha fatto bene lunedì scorso contro il Perugia, anche rischiato di perdere, andata di lusso, diciamola tutta, perché bisogna essere sempre onesti e obiettivi, soprattutto nel secondo tempo il Pescara ha concesso tanto, 5 occasioni da gol, si è anche un po' disunito dal punto di vista tattico, gli umbri non ne hanno approfittato. L'aspetto positivo sicuramente il risultato, 0-0, continua l'imbattibilità, 5 partite, 3 vittorie, 2 pareggi, e non ha subito gol Plizzari, quindi diciamo che in una serata non particolarmente propizia c'è qualche motivo per sorridere, però questa è una verifica importante, quella di domani sera, perché il Pescara affronterà una squadra quadrata, un allenatore tra l'altro guidato da un allenatore molto pragmatico e si chiama Fabio Gallo, una squadra molto esperta e fisica. Possiamo dare uno sguardo, intanto questi sono i due risultati, abbiamo Arezzo Gubbio, ieri si è giocata 2-0, ci sono 2 anticipi, Sesti Levante Torres 1-2, quindi a questo punto in classifica che non va guardata obiettivamente dopo 5-6 giornate, certo. Fabio, è chiaro che in questo momento il Pescara era primo in classifica insieme con l'Entella prima di questi 2 anticipi, adesso la Torres e il Gubbio hanno scavalcato queste due squadre per Scarentella di un punto soltanto, però insomma, ripetiamo, insomma, la classifica non va guardata in questo momento del campionato. Possiamo invece provare a dare qualche novità di formazione, naturalmente le formazioni saranno ufficializzate domani, tutti i biancazzurri stanno bene, questa è la cosa più importante, c'era qualche dubbio legato alle condizioni di Pellacani, una testata nel corso della partita con il Perugia, giocherà domani ed è un giocatore fondamentale negli equilibri difensivi, soprattutto perché il difensore centrale è più rapido e quindi nella fase di non possesso davvero dà un contributo prezioso, quindi non toccherà nulla probabilmente il tecnico Baldini in difesa, a centrocampo e in attacco le novità che sono diverse, Lonardi intanto riprende il suo posto da titolare dal primo minuto e Tugnov è l'altra novità di centrocampo, quindi D'Agasso diciamo che partirà dalla panchina, un turno di riposo per questo ragazzo che comunque ha dimostrato di essere imprescindibile nel cuore del reparto nevralgico, davanti un tridente se vogliamo inedito, ritorna Bentivegna che aveva accusato qualche fastidio di natura muscolare, a sinistra la novità sostanziale Meazzi, l'ex della partita, 79 presenze, 7 gol con la maglia dell'Entella, è cresciuto anche nelle giovanili dell'Entella, quindi tanti anni vissuti con questa squadra a Chiavari, e poi il riferimento centrale sarà Tonin e non Vergani. Vergani partirà dalla panchina. Diamo anche uno sguardo, Fabio, e chiudiamo con la schermata tattica che riguarda invece l'Entella. Potrebbero esserci 3 novità, una per reparto, vale a dire Portanova in difesa, sistema di gioco 3-5-2, Di Mario come esterno mancino della linea A5. Di Mario, tra l'altro, la curiosità, è un 2004 molto interessante, originario di Avezzano, quindi è abruzzese, e poi davanti Casarotto che ha giocato nella Virtus Verona gli anni scorsi, tra l'altro ex compagno di squadra proprio nella Virtus Verona di Pellacani, potrebbe prendere il posto di Castelli. Occhio a Guiu che è l'altro attaccante dell'Entella, 2 gol fino a questo momento, un giocatore davvero molto ma molto interessante, pericoloso, attacca la profondità, ha fisicità, vede la porta, è uno spagnolo, classe 2000, che lo scorso anno ha militato in Serie C nella Pergolettese segnando in totale tra campionato e Coppa Italia 11 gol. Benissimo, grazie a Massimo Profeta, sempre domani lo ricordiamo, esame Ponte d'Era per il Pineto, e allora ricordiamo alle ore 20:45 diretta e in chiaro su Rete 8 di Entella Pescara con un ampio pre-gara dalle 19:45.